No. Come? No, il 2087 no, al 2087 ha detto che la fattispecie non ricorre per un motivo molto semplice, perché lei che è stata molestata nel 2013 e 2014 non ha mai detto il datore di lavoro di essere mai stata molestata. E quindi voglio dire, il datore di lavoro non sapeva nulla. A un certo punto si è vista arrivare un bel ricorso dove lei veramente quella che voleva, la domanda principale era quella di avere i benefici economici dal punto di vista dell'esclusione dai turni, e aveva messo ad colorandum il discorso delle molestie sessuali, si è vista viceversa liquidare poco, perché tutto sommato sono 40.000 euro, siccome la società è una società insomma che 40.000 euro forse non è che gli fanno tanto, però voglio dire è proprio il principio che insomma via da qualsiasi principio di diritto. No, non ti sentiamo, eh? Questo però è diverso, qui è un po' diverso. Beh, c'è stato quello lì che durante la sedazione abusava delle signorine. Quello però è un po' diverso, eh? Ma guardate, la chiave di volta sta tutta quanta nella famosa frase che ho detto prima, che la voglio ripetere per l'ennesima volta, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibite. Per cui, secondo me, ci deve essere un nesso di causalità tra le incombenze che ho dato e il danno che si è verificato. Gli altri parlano di occasionalità necessaria, quindi un concetto più aperto, ma non sempre e comunque. La colpa vigilando sono tutti gli altri. La colpa ineligendo è una delle teorie proprio del 2049, dove la colpa ineligendo si dice: hai fatto male ad assumere tu datore di lavoro, quel lavoratore ne devi assumere un altro, quando addirittura c'è il collocamento obbligatorio per alcuni. Io che faccio? Non sono manco libero di poter scegliere chi voglio, sono obbligato. È il momento dell'assunzione. E che faccio? Lo caccio? Posso fare una domanda? La domanda per il collega Rossi, perché io ho ascoltato con molto interesse, con molto interesse questo convegno, che ha detto parecchie cose sui rapporti che ci sono fra le azioni di responsabilità e la tutela indennitaria dell'INAIL. Quindi abbiamo capito un po' meglio, forse almeno nel mio caso, che cosa succede quando c'è questo riconoscimento della malattia professionale e cosa succede invece quando il lavoratore si dimentica di fare questa domanda e quindi ne subisce le conseguenze, perché il danno differenziale poi si applica a suo discapito in questo caso. Manca però l'ipotesi in cui c'è il diniego della malattia professionale, questo non mi pare che sia stato trattato. Quindi la domanda è: che succede se il lavoratore pone la richiesta davanti all'INAIL, la richiesta viene rigettata, ha lo stesso un'azione nei confronti del datore di lavoro a questo punto per cercare di ottenere, al di là di quello che evidentemente l'INAIL ha negato, un risarcimento o no? No, diciamo la risposta... Il magistrato che accetta la responsabilità? Sì, certo. La risposta diciamo che qui è più semplice, nel senso che anche la 9166 ha affidato al giudice di merito l'accertamento che ci siano presupposti soggettivi e oggettivi per la tutela assicurativa. Per cui diciamo che il giudice di merito nella causa risarcitoria prima di tutto deve valutare se quell'infortunio o malattia professionale era indennizzabile. Se verifica che era indennizzabile, allora il risarcimento è limitato al danno differenziale. Quindi, immaginando che l'istituto ha escluso, ha negato, e che il lavoratore abbia fatto anche causa all'INAIL dopo la fase amministrativa e che abbia perso pure la causa davanti al giudice, comunque il lavoratore ha diritto di agire poi nei confronti del datore di lavoro, del responsabile civile, per avere il risarcimento integrale, proprio perché non c'era la tutela assicurativa. Quindi da questo punto di vista è pacifico, insomma, quindi non ci sono dubbi. Però è esperito l'azione. Sì, è esperito.
Come? Il getto dell'INAIL sì. Può essere un precedente? No, allora quello non è vincolante, c'è il giudicato. No, attenzione, i limiti soggettivi. Sì, sì. Se c'è la causa giudiziaria, se c'è soltanto la fase amministrativa, effettivamente il giudice poi della causa risarcitoria potrebbe dire no, per me c'erano invece i presupposti della tutela soggettiva oggettiva, ma se il lavoratore dopo la fase amministrativa negativa fa anche la causa davanti al giudice contro l'INAIL e la perde, e lì c'è il giudicato, non credo che poi sì, capisco, però sì, certo, però mi sembra che è opportuno che siano in causa tutti insieme. Sì, tutto insieme. Ma è opportuno, con i problemi sulla competenza che sono la stessa identica cosa. Però mi dirà, se tu mi avessi chiamato, posso aggiungere una cosa io su questo tema? Capito? No, devo chiedere alla presidente. Il problema del cumulo soggettivo è aggravato dalla diversità, perché è chiaro che la regola sarà proprio questa. Almeno io dal 2000 ho cominciato a dire ai dipendenti che si rivolgevano a me su tematiche di dequalificazione che dovevano fare seguire il doppio forno. E il doppio forno significa nel 90% dei casi che l'INAIL ti respinge la domanda, perché tra l'altro la circolare che è stata annullata dal Consiglio di Stato prevedeva addirittura come obbligatorio per l'INAIL in questi casi l'attivazione di procedure ispettive. Nel momento in cui la circolare è stata annullata, questo obbligo ovviamente l'INAIL ha ritenuto che non lo dovesse più rispettare, e quindi in realtà succede molto spesso nella pratica che anche di fronte al appunto disturbo reattivo da dequalificazione l'INAIL semplicemente non risponda e scadono poi i termini per il silenzio rigetto. A quel punto il lavoratore c'ha l'onere da una parte di agire nei confronti dell'INAIL e dall'altra, per il danno differenziale, di agire nei confronti del datore di lavoro. Se agisce con un'unica azione, indubbiamente si superano tutte le problematiche del... Però c'è un ma, perché ci sono anche casi nei quali con tutto ciò interferisce il diverso criterio della competenza territoriale, che è una competenza territoriale inderogabile, per cui nei confronti dell'istituto la competenza territoriale si determina con riferimento alla residenza dell'assicurato, mentre invece, come sappiamo, ai sensi del 413, nei confronti del datore di lavoro i criteri di competenza sono altri. Per cui mi è anche capitato un caso in cui veramente, per la fortuna, nessuno mi ha eccepito niente, ma in realtà non ci sarebbe stata la competenza territoriale del giudice addito rispetto all'istituto, che non ha sollevato l'eccezione, ma avrebbe potuto farlo, come addirittura avrebbe potuto rilevarlo d'ufficio il giudice. Quindi in effetti questo è un altro dei motivi per i quali questo meccanismo rilevato dalla giurisprudenza ha ancora qualche parametro da aggiustare, perché in effetti ovviamente non era stato pensato in questi termini dal legislatore. Allora, mi pare ci siano più interventi. Lui e anche l'avvocato. Prego, non lo so se vuole venire qua o. Mi sembra che lei ci abbia partecipato il suo stupore in ordine alla sentenza del 2017 di un rivendicatore di Cugliaccio del Regno dello Stato deceduto nel corso di una indagine all'interno del Parma. Sì. Io penso che si debba ritenere che nel giudizio di merito l'azienda abbia fornito prova di aver assolto sicurezza legale alla nazione specifica. Se così fosse stato, il processo non c'è. Qual è lo stupore suo
per la Cassazione esonerato della stessa. Allora, premesso che io non ho visto gli atti di merito, però c'è sempre, no, il discorso che, allora, se non sbaglio, questo era un treno che viaggiava di notte. Ora, quali sono le misure di sicurezza che devono essere? È vero che c'è la solita questione della che non può essere una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, che ci sono degli eventi assolutamente imprevedibili, e su questi lo sappiamo, la giurisprudenza a lungo lo ha evidenziato, non ci può essere una responsabilità perché sono casi estremi. Ma è un caso estremo prevedere una rapina su un treno che viaggia di notte? È un caso estremo? Sì, ma qui il problema era il non aver predisposto misure di sicurezza che potessero in qualche modo garantire la sicurezza del signore che era addetto al controllo durante la notte. Questo è in ipotesi, io ripeto, non ho visto gli atti di merito, quindi non posso dare, però ripeto, è una situazione che mi ha abbastanza colpito, perché più volte io ho giudicato i casi delle rapine agli uffici postali, no? Allora, dove all'inizio non c'erano i vetri e allora le rapine erano molto più semplici, poi è bastato mettere un vetro antiproiettile e la rapina è diventata più difficile. Ora, è vero che poi tutto questo, no, cioè anche le misure di sicurezza si evolvono e rispetto ai casi, però forse era prevedibile. Infatti mi pare che la giurisprudenza su questo non abbia mai obiettato, cioè tutti quei casi sono stati ritenuti come vittime di una rapina sul luogo di lavoro, perché ce l'hai messo dopo il vetro, forse ce lo potevi mettere prima. Ripeto, questa era l'idea che mi era balenata, non avendo letto però i ricorsi e nelle sentenze di merito. Avvocato, vuole venire qua o? Un altro caso che si verifica spesso è che si esaurisce il rapporto assicurativo con l'INAIL in caso di malattie professionali col riconoscimento di una percentuale relativa, ipotizziamo il 20%, così siamo sicuramente sopra il 16%, eccetera. Dopodiché spesso il lavoratore fa successivamente la causa civile, in cui mai, questo per abitudine, ma lasciamo stare l'abitudine, ma comunque generalmente chiede una percentuale superiore e chiede per esempio invece il 20%, il 30%, no? Finito il rapporto con l'INAIL, 20%, fa la causa nei confronti del datore di lavoro, la risarcitoria 2087, danno differenziale, che mi sembra molto importante però i limiti dell'articolo 10, e chiede il 30%. Allora, ipotesi, perché chiede il 30%? Perché la malattia, per esempio, ha avuto un aggravamento, avrebbe... vediamo quali sono. Avrebbe dovuto chiedere allora l'aggravamento all'INAIL. Se però è un aggravamento, forse, tenendo presente il principio che è stato espresso anche dal nostro collega Rossi, non è una condicio iuris quella della domanda amministrativa, ma c'è l'obbligo della decurtazione, allora forse scatterebbe la questione relativa alla riconsiderazione di quella che sarebbe stata la rendita che avrebbe dichiarato l'INAIL, con quei profili anche pratici di difficoltà, eccetera. Ma se invece il lavoratore invoca non quello, ma che lui in quel momento non ha avuto il 20%, ma ci aveva il 30% di danno biologico, quindi non parla di un aggravamento, io ho dei dubbi che possa proporre la domanda. Perché? Perché ho dei dubbi che possa proporre la domanda? Perché quel tipo di domanda la doveva formulare all'epoca. Il risarcimento del danno... Perché? Cos'è il danno differenziale?
È un aspetto quantitativo, per intenderci indennitario risarcitorio, però il profilo economico, o addirittura investe, salvo casi particolari di diversità delle tabelle, ma lasciamoli stare fuori questi, anche quella che può essere stato un errore di valutazione dell'INAIL nella valutazione, a mio avviso no. Quindi paradossalmente, secondo me, in quella sede il lavoratore dovrebbe provare non che c'è stato l'errore dell'INAIL, ma semmai meglio che c'è stato l'aggravamento della situazione suscettibile quindi di una valutazione diversa. Lui ha omesso di fare la domanda di revisione amministrativa e da questo c'ha quindi eventualmente il problema non condicio iuris ma risarci decurtazione di quello che gli avrebbe dato per il 30% per quello che merga l'INAIL. Ecco. Però questo è un'ipotesi di aggravamento. Se non è un'ipotesi di aggravamento, se c'è una situazione definitiva con l'INAIL, ma questo avviene in quasi tutte le cause, non sto parlando, non è il caso un po' orripilante, almeno da come l'ha raccontata, no, non dubbio, è una battuta. Completamente autonomi che hanno ad oggetto cose completamente diverse. Scusate. L'articolo 13 ha dei presupposti di fatto diversi per l'accertamento della questo, cittadina rispetto no, questo no, no, questo sì. La che deve essere quella, no? Che poi con l'INAIL c'è un tipo di validità che per le voci. Ma no, allora, sì, un momento, ammettendo che l'accertamento dei posti sia diverso. Ma ammettendolo, è così. No, non è così. No, è solo in certi casi che si verifica questo, Presidente. Chiamiamolo così, stereotipato, okay? Per cui è la stessa legge che stabilisce in presenza di una determinata patologia al massimo quale può essere la variabilità. L'accertamento civilistico non ha limitazione. Questa è la differenza tra i due parametri. Sì, però scusate, tutto questo però bisogna ricollocarlo poi nel concetto dell'articolo 10. Ma allora l'articolo 10, togliamolo, che era la tesi quasi quasi che propugnava l'amico che ha fatto una bellissima relazione, poi dissento da alcune cose, l'amico Filippo Giorgi, il quale dice rispetto alla famosa questione del risarcimento del danno, non è giusto che se non agisce lui debba avere una limitazione del risarcimento. Beh, valgono sì, hai richiamato il principio del danno elettivo a parte da Toris, non esiste il danno elettivo a parte da Toris, come ha mi sembra condiviso anche la Presidente. Sì, però che sono correlate. Che sono correlate, nel senso bisognerebbe dimostrare che in quella particolare patologia il risarcimento, la valutazione, non il risarcimento, la valutazione medico-legale civilistica è diversa da quella INAIL. Ho capito, ma non è diversa INAIL perché aveva un consulente che dice che lui gli dà il 30. Ma no, non è così normalmente, Presidente. Nella maggior parte delle cause arriva un consulente che non dice che applicando dei baremmi diversi viene un risultato diverso, li applica tu cur. No, non so me le pere. Presuppone delle valutazioni medico-legali che sono diverse perché sono vincolate tra l'altro. Non è in sede di liquidazione in aria. Non c'è la discrezionalità di tener conto, per esempio, di tutti gli elementi personali. L'INAIL non te lo liquida e allora che dico? Vabbè, ma deve essere un motivo perché ci c'è una valutazione diversa. A prescindere che un tempo, per chi è più anziano come me, che credo che sono il più vecchio di tutto il consesso, a un tempo normalmente la valutazione, intendo sul grado civilistico, era minore di quella INAIL, un tempo, forse il collega se lo ricorda. Io parlo dell'attualità, scusate. Però questo effettivamente noi abbiamo delle tabelle nostre che servono per valutare
la menomazione in ambito previdenziale, ma nella causa risarcitoria il giudice affida l'incarico al consulente non per valutare il danno sulle nostre tabelle, ma che sicuramente hanno dei baremi diversi. Completamente diversi. Quindi, poche volte. No, 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 avvocato, questo è il principio della medicina legale in ambito del risarcimento, in ambito civilistico. Cioè, sì, ma non può accadere che da una parte sarà 20 o 22, continuando l'esempio, ma non diventa 20 e 35. No, se parliamo di quel fatto, se è un problema di aggravamento è un'altra cosa. Adesso io non faccio questione di numeri, faccio questione di presupposti, perché non ho il caso concreto davanti e quindi non posso valutare la lunga. Ma io non parlo di, non parlo di un caso specifico, parlo in generale. Generalmente queste cose sono... L'avvocato può anche venirmi a chiedere il 50, anche il 100%. Normalmente accade questo, avvocato. Normalmente se io ho il 20% della valutazione INAI, l'avvocato mi viene a chiedere almeno il 50%, almeno il doppio. Se lei ha visto 30 vuol dire che era un avvocato. Ah, facevo un esempio. Io non parlavo, non parlavo di una, non parlavo di una causa specifica, allora facevo un esempio di scuola. Esempio di scuola, tutti i giorni io vedo il doppio di richiesta. È ovvio che poi l'accertamento medico-legale lo faccio io. C'è. E difficilmente, anzi non mi è mai capitato che sia, ci sia una, uno scostamento così, ma lo scostamento c'è, per forza c'è. Per forza no, probabilmente, forza, probabilmente, no, per forza, per forza no, non è che quelle INAIL siano nell'impiego. Sono parametri diversi. Vabbè, però spesso coincidono. Sì, perché ci sono, non so, certe formule, la quanto muove il braccio, l'angolazione, eccetera. Comunque non sono, non sono particolare esperto di questi aspetti medico-legali. Però mi sembra che bisogna... Sì, infatti ci sono. Comunque, a prescindere da questo, che non ha importanza. Vuol dire che potrebbe essere anche inferiore. Eh certo. Certo. Mai, 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 mai. Sopra il 15% nella maggior parte dei casi l'indennizzo INAIL è superiore al risarcimento civile. Però io dicevo questo, se l'ipotesi... Comunque io prospettavo due cose. Se l'ipotesi è l'aggravamento, necessariamente va riportato all'INAIL, perché lui ha omesso di chiedere la revisione della rendita. Oh, poi dico una cosa, che in questo consesso, che è stato molto interessante tutti gli argomenti, però mi permetto di dire, forse lo si dà da tutti per scontato, a mio avviso no, che il profilo penalistico rispetto al 2087 non è più considerato. Data da 20 anni e nessuno... Beh, no, ci sono state anche sentenze successive, cioè, soprattutto sotto il profilo, in certi casi, di vedere poi la responsabilità del datore di lavoro, anche in quel caso che parlava l'avvocato, l'avvocato che di cui parlava Enzo, ma lui lo metteva dal punto di vista di responsabilità extracontrattuale, nel 1987. Se è responsabilità extracontrattuale, se no il principio di valutazione di un comportamento deve configurare gli estremi di reato, quello c'è sempre, anche nel misurare la gravità del 2086. Grazie. Posso dire perché questo è vero, ma c'ha una spiegazione normativa. La spiegazione normativa è nell'articolo 590 del codice penale. Su questo ormai la giurisprudenza... C'è il reato di lesioni personali colpose. Il reato di lesioni personali colpose è l'unico reato che è sempre perseguibile d'ufficio quando riguarda appunto la determinazione di malattie professionali. Allora l'ufficio, quindi questo... Quindi lo fa il giudice civile. Il giudice civile, nel momento in cui ha agli atti degli elementi da cui emerge semplicemente la colpa, cioè semplicemente non sono state adottate delle determinate prescrizioni, e la fattispecie, la malattia basta un certificato, basta medico per realizzare il 590. Una colpa che acquisisce l'articolato di visibile, no, 590, vattelo a vedere. Perché l'ultimo comma del 590 deroga l'obbligo di querela, quindi in realtà la totalità delle lesioni personali colpose possono essere accertate incidentalmente. Questo è il motivo normalmente, per cui però civile, se supera c'è già
l'accertamento penale. Se supera, se non supera. È la colpa, basta la colpa. Per esserci la colpa, basta che ci sia la violazione. Va bene, io direi che su questo possiamo assolutamente chiudere il... Grazie a tutti, è stato molto, molto stimolante. Spero anche per chi ha udito.